desiderato alla Q desiderata. Dopodiché ogni motore avrà un suo riferimento di Q desiderato da inseguire. Per cui a questo punto io ho un controllore che va ad agire sul tau, con l'uscita e la tau sul singolo robot, qua c'è il manipolatore, il mio bravo trasduttore e retroaziono la Q. Questo è un possibile approccio ed è l'approccio, diciamo, che si sposa con l'inversione cinematica che abbiamo appena fatto. Per cui vedremo, diciamo, oggi una possibile diciamo, approccio, un possibile controllore, e poi vedremo diverse nelle prossime lezioni. L'alternativa qual è? L'alternativa è quella di dire: guarda, ma io retroaziono direttamente nello spazio cartesiano, quindi costruisco in modo opportuno un errore di posizione e orientamento nello spazio cartesiano e poi io progetto un controllore che fornisca direttamente le tau alle coppie aggiunti. Ancora non abbiamo gli strumenti per capire questo, perché noi per fare questo approccio abbiamo bisogno del modello matematico riscritto nello spazio operativo, e io quella parte l'ho, diciamo, spostata a quando studieremo i controllori nello spazio operativo. Per cui, diciamo, queste sono le due alternative, e diciamo che per quanto riguarda questa seconda possibilità ancora mancano un po' di strumenti per apprezzarla appieno. Riprendiamo il modello dinamico. Il modello dinamico è quello che ho scritto, lì l'unica differenza è che c'è l'attrito solo viscoso, va bene? Come vi ho detto, anche in simulazione oppure in genere nella teoria, è l'unico che si considera quando si vogliono semplificare le cose, perché è un fenomeno lineare nelle velocità e tutto quello che è lineare è sicuramente, diciamo, semplifica le cose. Quello che non riusciamo a fare per ora lo mettiamo da parte. Ok, qual è l'obiettivo del controllo? L'obiettivo del controllo in questo contesto è quello di progettare una tau in maniera tale che la mia Q segua la Q desiderata, funzione del tempo. Vedete, la variabile tempo la scriviamo, diciamo, in questo caso esplicitamente, perché questo è un riferimento che generalmente è tempo variante. Ricordiamo cosa significa avere una trasmissione, l'abbiamo già visto. Questo è il motore è legato al braccio tramite una trasmissione caratterizzata da una costante che indichiamo qui con K con R, che tendenzialmente è molto maggiore di 1. Valori tipici sono 100-1000, va bene? Ed è il ruolo della trasmissione è lo stesso di quello della bicicletta, ok? Voi avete, nel nostro caso, nel caso industriale, il motore, che è un oggetto che è in grado di produrre delle alte velocità e basse coppie, ma quello che ci serve lato robot tipicamente è il contrario, per cui con rapporto di riduzione, diciamo, noi siamo in grado di giostrare questa caratteristica. Okay? Qui in qualche modo, se vedete, c'è il disegnino con FM, vuol dire l'attrito agisce anche sul motore, in particolare per quanto riguarda, diciamo, il nostro robot, quello che abbiamo in laboratorio. Noi abbiamo i sensori di coppia a valle della trasmissione, per cui noi non vediamo quello che succede prima e vediamo solamente l'attrito a valle. L'identificazione che abbiamo fatto, che ho fatto vedere dei grafici giusto che vi fanno, giusto per farvi vedere un po' le coppie ricostruite e le coppie misurate, l'attrito non lo mettiamo, quindi non c'è bisogno, vengono identificati dei numeri molto piccoli con delle varianze molto ampie, mettiamo uguale a zero e non notiamo la differenza. L'attrito lato motore è invece più significativo. Ok, quindi che cosa significa? Che la posizione del giunto, la Q è lato giunto, no? Convenzione di Hartenberg, quella che ci serve a noi. Q
con M è il motore, okay? E c'è un rapporto di diretto, un legame diretto. Guardate, qui voi vedete, questa è una cosa un po', non dico una cosa stupida, però diciamo è più semplice di quello che... Questo è scritto in forma matriciale, no? Negli appunti. In realtà è una relazione che vale per ogni singolo motore, è assolutamente scalare la relazione. Lo scrivo così per avere una forma compatta, va bene? Questa è la scelta che è stata fatta nel testo. La stessa cosa, se voi guardate, quando io vado a scrivere la relazione, in realtà quell'inversa di una matrice non esiste, perché è una matrice diagonale per costruzione, per cui in realtà è semplicemente la coppia iesima lato motore è uguale alla coppia iesima lato limite diviso il rapporto di riduzione corrispondente, per cui è molto semplice. Ok, ora diciamo voi siete magistrali informatici, per cui non avete fatto azionamenti elettrici, e io so che non avete questo background, per cui ora qui sarò un po' più veloce, perché non abbiamo il tempo e l'energia per studiare, un minimo di concetti ve li do, però diciamo giusto per cercare di darvi un po' più che altro, quasi più l'aspetto intuitivo che non quello matematico. Allora, cosa sono queste equazioni? Queste sono le equazioni rappresentano la dinamica del motore elettrico, per cui io ho che la coppia è proporzionale alla corrente, la A è per armatura. Bene. Per cui diciamo, se io, e questo è un esempio che comunque abbiamo fatto in teoria di sistemi, io ho il mio bravo motore elettrico con un circuito di alimentazione, so che la coppia in newton metri che io riesco a ottenere è proporzionale tramite una costante che dipende dall'hardware alla corrente di armatura. In questo caso c'è già scritto KR-1, perché questo è chiaramente il lato motore. E poi so che ci saranno cadute di tensione, ma in particolare c'è una caduta di tensione che è legata alla velocità del motore, la forza contro l'elettromotrice. Non entriamo nel dettaglio. Dal punto di vista dinamico, un circuito elettrico e una dinamica meccanica di un cilindro in rotazione che sono accoppiati fra di loro. La corrente del circuito alla coppia e poi la velocità di rotazione alla caduta di tensione. Va bene? Qui è tutto quanto matriciale, però vale lo stesso discorso, sono finte matrici, è tutto diagonale, perché i circuiti di alimentazione sono ognuno su un motore, sono indipendenti fra di loro. Quindi diciamo che non entriamo nel dettaglio, perché non abbiamo, come ho detto, le energie e il tempo a disposizione. Però vorrei diciamo, portare l'attenzione al fatto che noi in questo momento siamo in grado di scrivere anche la dinamica del motore, e il mio motore io lo posso diciamo, controllare con una tensione, per cui io diciamo, la tensione di alimentazione al motore diventa il mio input. Allora, riscrivo il mio modello, sempre è la stessa cosa. A questo punto che cosa faccio? Vedete qua diciamo, ci sono tutta una serie di costanti apparentemente complicate, in realtà sto riportando le costanti di sopra,
Ma la cosa che mi interessa adesso è che io devo in qualche modo, al posto della tau qua, ho fatto comparire la tensione di alimentazione. Va bene? Questa è la cosa importante, perché vabbè, ho scritto U e avremo la U spesso invece di tau, e qua sono tutte costanti, sono tutte quante costanti note, e rimane la tensione di concili di alimentazione. Va bene? Allora, che cosa succede? Succede che alla fine io riesco, tramite la tensione di alimentazione, a questa l'ultima relazione, a agire sulla tau a meno di questo termine, meno kv per q punto, che mi dà fastidio. Facendo delle ipotesi che sono soddisfatte nel caso dei robot industriali senza troppi problemi, con kr molto maggiore di 1, con la resistenza di armatura piccola, e lo è per progetto, e supponendo che le coppie non siano troppo grandi, e questa invece è un'ipotesi diciamo restrittiva, allora quello che io posso diciamo osservare è in qualche modo che io posso controllare tra virgolette in velocità il mio robot. È come se io in qualche modo possa assegnare la tensione di controllo proporzionale alla velocità. L'alternativa è che io con un tipo, diciamo, con un robot controllato in corrente, l'alternativa è che io lo posso controllare in corrente, e quindi andiamo direttamente alla figura sotto, l'alternativa è che io possa assegnare direttamente la tau. Bene. Ora, questi sono dettagli che senza, come appena detto, senza diciamo un background di azionamenti sono difficili in qualche modo da assimilare. Diciamo che io sono in grado di controllare il singolo motore in corrente o in tensione, e che cosa faccio? Guardate, ora vi faccio vedere adesso che cosa faccio. Per me ogni giunto è un sistema di controllo a sé stante, ok? Se è un sistema di controllo a sé stante, quando mi arriva la Q desiderata, questa Q desiderata viene inviata ad ogni controllo lato giunti. Allora io cosa devo fare? Io so che questo è il modello matematico. Questo è il modello matematico che abbiamo scritto a valle del rapporto di riduzione. Adesso il mio motore si trova a monte del rapporto di riduzione. Che significa? Che io molto semplicemente, dove ci sta Q punto, devo usare la relazione Q punto KR meno 1 per Q punto con M. Bene? E qui la stessa cosa. Quindi se vedete, l'unica differenza che con l'equazione che vedete, la prima equazione è questa, e che ci stanno un sacco di KR meno 1, perché lo sto portando lato motore. Quindi la tau a secondo membro è tau con M. Ok? E poi per il resto vedete che ci sono tutta una serie di KR meno 1, perché la tau è stata questa qui, l'ho sostituita con tau l'ho sostituita con KR e tau con M. E Q punto con KR meno 1 Q punto con M, quindi diciamo che non c'è niente di concettuale in questa questione. L'unica cosa su cui voglio fare attenzione invece è questo: io ho che B di Q questa cosa qui, B di Q io me la riscrivo come una B costante più un delta B. Allora, questo è un aspetto concettuale che va un po' capito, che ci serve solamente poi per capire quello che succede dopo. Allora, la B di Q è una matrice di inerzia, quindi abbiamo detto che è parente di una massa, quindi è definita positiva, okay? Ma è configurazione dipendente. Allora, ce lo ricordiamo, se io devo fare una rotazione intorno a quest'asse qua,
con il braccio in questa posizione, la matrice di inerzia che si oppone al movimento ha un certo valore, col braccio in questa posizione ha un altro valore, quindi è configurazione dipendente. Sicuramente quando è in questa posizione non è zero, non può essere zero, è sempre, si oppone sempre al moto, quindi è sempre un numero positivo, ok? Ma qui facciamo finta che io ho solamente questo planare a due bracci, qui ci sarà un minimo e qui ci sarà un massimo, ok? Quindi io posso supporre di prendere un valore medio e fare più il delta. A cosa mi serve? Solamente per capire, quindi che cosa, non è che non devo andare a vedere analiticamente come la faccio, voglio un attimo capire adesso che cosa succede. Quindi nel momento in cui io faccio questa posizione, perché la sto facendo? Beh, guardate che se io BDQ per Q due punti la scrivo in questo modo, quindi solamente questo termine qua lo scrivo in questo modo, beh, qui quello che mi piace sempre, cioè ho una costante, una matrice costante che moltiplica delle accelerazioni, e c'è un termine che è lineare nell'accelerazione, perché le non linearità dovute alla configurazione l'ho messa in questo delta. Allora cosa faccio? Beh, quello lì è centripeto e non lineare, la gravità è non lineare, sono segni e cosini dappertutto, l'attrito è non lineare, ma mi tengo solamente la parte viscosa. E allora che cosa ho fatto? Beh, guardate qui che cosa, qual è, diciamo, la caratteristica di questa equazione. Beh, la caratteristica di questa equazione qui è che io ho un qualcosa che moltiplica i due punti con m più f con m più punti con m. Questo è costante, perché K con R è costante, perché il rapporto di riduzione è bisegnato, l'ho preso io così. F con M è costante, poi ve lo faccio come ipotesi. Tutto quello che mi dava fastidio l'ho messo qua dentro. Bene? Ma allora questa qua assomiglia molto a che cosa? Beh, all'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine, in cui questo è un disturbo. Se io faccio, diciamo, questo sforzo di modellistica, in realtà ho semplificato tutta la modellistica che ho sviluppato fino adesso, per me, diciamo, non esiste il robot se non tramite questo disturbo. È una cosa troppo semplificativa, la pagheremo, però adesso voglio implementare, diciamo, l'approccio più semplice che io conosco. Addirittura nella D, se guardate, questa è la D, c'è di tutto nella D, è un disturbo. Guardate, il disturbo è scritto in italico, perché? Perché disturbo in controlli è un segnale esogeno. Esogeno significa che viene da fuori. Il disturbo è che uno passa e mi dà una spinta. Qua c'è la dipendenza dallo stato, perché ci stanno termini in accelerazione, in velocità e in posizione. Quindi disturbo qui è scritto in italico, perché è una eccessiva semplificazione fatta se io decido di fare un controllo semplice, ora capiremo perché. Però il vantaggio è che qua è lineare. Ma allora, se qua è lineare, beh, ragazzi, io che cosa sto dicendo? Che lettera utilizzate in controlli automatici per il modello matematico? La Y? Io ho la sensazione che posso progettare il controllo
in realtà non usate qua tau ma u probabilmente, no? Allora prendo il mio bravo libro di controlli, faccio la trasformata di Laplace di questo, la so fare, sì, è lineare, che ci vuole. Questo è il progetto del mio controllore. Ok, sogno, qua non ho manco scritto la D, cioè proprio lo posso fare, certo che lo posso fare. I controllori industriali fino a 20 anni fa erano fatti così. Vediamo un attimo, dal punto di vista dello schema blocchi, quello che sta succedendo è questo. E allora adesso cerchiamo un attimo di leggere questo schema blocchi, per cui quello che io diciamo, cerco di trasferirvi con il controllo indipendente decentralizzato è questo, è l'interpretazione, non andiamo nel dettaglio, poi vi faccio vedere tutte le pagine che saltiamo. Allora guardiamo l'area grigia sotto, c'è scritto lineare disaccoppiato. Cosa vuol dire? Beh, lineare, principio di sovrapposizione di effetti, proprio le equazioni di fondamenti di controllo dinamico. E disaccoppiato che vuol dire? Vuol dire che qui non c'è nessun robot, qui c'è un motore elettrico e basta. Ognuno ha la presunzione di essere da solo, cioè non devo andare lì, se no. E questo qui è lo schema blocchi di una qualsiasi esercitazione di fondamenti di controlli automatici. Avete due integratori, avete un coefficiente, perché questo vediamolo come un coefficiente, ok? Qua c'è un altro coefficiente e basta. E qua dovete implementare un controllore. Siete capaci? Sì, siete capaci. Non ci vuole niente. Vediamo invece che cosa stiamo ignorando, che però sappiamo che c'è, perché in realtà noi il robot lo conosciamo, per cui sappiamo che stiamo ignorando qualcosa. Beh, stiamo ignorando la D, qua vabbè sullo schermo non si legge bene, però diciamo, sui punti sì, stiamo ignorando la D che è data da termini che sono funzione dello stato. Che cosa significa? Guardate, qui c'è un disturbo in cui entrano due frecce, l'accelerazione e la posizione. La posizione perché è configurazione dipendente, l'accelerazione perché questo disturbo è tanto più grande quanto più grande è l'accelerazione del robot. E questo non mi piace proprio. Qui sto ignorando tutte le forze di Coriolis e centripete, che sono tanto più grandi quanto più grande è la velocità, anzi sono quadratiche nella velocità, e mi piace ancora meno, perché se io ho una grande accelerazione, beh, quel disturbo aumenta. Se io chiedo una grande velocità, quell'altro disturbo aumenta, magari il profilo di già trapezoidale, no? In prima fase in cui ho accelerazione alta e tutto la velocità bassa, però c'è quel disturbo. Poi vado a velocità di crociera senza accelerazione, ma c'è quell'altro disturbo. E poi ho anche un disturbo che è configurazione dipendente. C'è sempre, è la gravità. Ho ignorato la gravità. Se il mio robot è in questa posizione, vuol dire che io, diciamo nell'intorno di questa posizione, quello è veramente quasi un disturbo vecchia maniera, cioè è una coppia che dà fastidio a tutti quanti. È configurazione dipendente, quindi in questa posizione non c'è. Però diciamo che rimango qua vicino. Ok? Mi piace? Ovviamente no, non mi piace. Ma se io metto un KR molto alto, guardate, qua c'è KR a meno 1, due volte. Quindi al denominatore c'è cioè KR al quadrato, e se era 100 vuol dire che quello è 10.000. Va bene? Sì, mi fa piacere questo, non lo azzera, però lo sta attenuando, ed è il motivo per cui ho messo un rapporto di riduzione alto, ragazzi, è questo. Qui pure KR a meno 1 due volte, invece la gravità una volta. Ok? Cosa significa questo? Beh, significa che, poiché, diciamo, i robot nelle catene di montaggio ci sono, c'erano 20 anni fa, vuol dire che funziona, sì, funziona. Funziona, non posso chiedere troppo al mio robot, è una questione di compromesso a questo punto, va bene? Se chiedo troppo in termini di accelerazione e velocità c'è quel disturbo e il mio controllore non riesce a reiettarlo. Ok, quindi questa pagina dice quello che scrive, diciamo, quello che ho appena detto.
Quindi avete il robot è visto come n sistemi indipendenti e non è vero, ok? Adesso vi chiedo, l'ho già scritto, ve lo dovevo chiedere prima. Allora, se io ho un disturbo di gravità, vuol dire che se io sto fermo il disturbo ci sta, va bene? Allora, un controllore proporzionale derivativo non può avere errore nullo, perché o diciamo ce lo ricordiamo con strumenti matematici, oppure ci arriviamo adesso con l'intuizione. Un controllore proporzionale derivativo lavora sull'errore, ok? Quindi se io ho errore 0, l'uscita del controllore è 0. Ma io qui ho la gravità, per cui in questa posizione la mia gravità mi porta lontano, mi porta a scendere. Il controllore agisce, quindi scendo e ho un certo KP. Non può mai andare a 0, perché se va a 0 scende giù. Che fa? Raggiunge un equilibrio con errore diverso da 0. Tipo 0, se ci ricordiamo. Come faccio ad avere errore nullo? Tipo 1. Metto un integrale nel controllore. Quindi adesso io non entro nel dettaglio, ma il progetto del controllore si può fare con degli strumenti che sono simili a quelli che avete fatto in fondamenti di controllo automatici e che non faremo in questo corso. Bene? Li abbiamo già fatti. Questo che vedete qua è semplicemente la struttura più generale possibile per spaventarvi, in cui voi qui avete il processo che è esploso con i vari integratori, va bene? E poi avete tre possibili anelli di controllo retroazionando che cosa? Posizione, velocità e eventualmente la accelerazione. Ok? È lo schema di controllo più generale possibile. In realtà la velocità, diciamo, se io ho un motore elettrico non la misuro, diciamo. Con gli encoder misuro la posizione, allora a quel punto faccio un controllore algebrico con la sola posizione, un controllore dinamico con la sola posizione. Quindi ecco qua, ci sono poi le varie implementazioni e vi ripeto, noi non entriamo nel dettaglio, ma una cosa del genere l'avete vista tante volte, perché questo qui che vedete qui è un processo con un polo a parte reale negativa e questo qui è un polo nell'origine, quindi questo ha due poli, uno all'origine e uno a parte reale negativa, è il motore elettrico. Non è solo il motore elettrico, però ci sono diversi sistemi, diciamo, fisici semplici che si modellano così, però questo è uno degli esercizi classici che si danno in controlli, con una retroazione, la retroazione è sempre algebrica e questo è il vostro bravo controllore che in questo caso ha uno zero e un polo nell'origine. Perché ha questa struttura? Perché c'è stato tempo di studiarlo e di vedere perché questa struttura è meglio di altre, eventualmente. Però, voglio dire, qua c'è anche una versione con la rete correttrice, che poi magari, cioè, io non ho mai visto una rete correttrice in vita mia, perché poi si implementa sempre in maniera digitale, sempre, diciamo, negli ultimi anni, però il concetto rimane, è quello. Ok, analisi delle nuove radici, lo saltiamo, non vi preoccupate, so che l'avete visto o lo vedrete in complementi di controllo, però qui diciamo non lo facciamo, serve per capire come fare col progetto, ok? E ci sono tutti quanti i dettagli, funzioni di trasferimento, tutto quello che volete per scegliere il controllore, però non entriamo in questo dettaglio. Ci sono anche gli altri, diciamo, possibilità, questo è retrazione di posizione e velocità e lo saltiamo felicemente. Anche la versione con l'accelerazione, saltiamo tutto, ok? Qui un piccolo dettaglio, perché avete capito che ogni volta che è possibile fare un richiamo a teoria dei sistemi, a me non dispiace. Perché? Perché teoria dei sistemi viene percepito come un esame troppo astratto dagli studenti. Oltre ad averlo cambiato nel corso degli anni, ho cercato di mettere in evidenza
una serie di applicazioni molto forti dal punto di vista ingegneristico. Forti significa che servono, non sono diciamo, astrazioni accademiche, ha implicazioni diciamo, dappertutto. Adesso, per esempio, pensiamo alla robotica. Se io misuro la posizione, ma il mio controllore ha bisogno della velocità e dell'accelerazione, che sto facendo? Una stima dello stato. Okay? Per cui nel momento in cui qua c'è uno schema a blocchi che partendo da, in questo caso questo qua è una velocità e caccia fuori, una velocità filtrata e un'accelerazione filtrata, sta implementando una stima dello stato. Per cui se io sono in grado di leggere questa cosa come stima dello stato, posso capire tante cose e se mi serve posso progettarlo meglio. Ok. Giusto un piccolo passo avanti. Allora, ho fatto questo i miei controllori. Come vanno? Vanno bene? Sì, vanno abbastanza bene, però a un certo punto il mercato mi chiede di più e io non sono in grado, perché i miei robot oscillano, perché i miei robot non riescono a seguire l'errore così come lo dico io. E allora qualcuno dice ok, però riguardiamo questa equazione qua da cui siamo partiti. Tu hai detto che tutto lineare, e hai messo tutte le cose qui, tutti i disturbi li hai messi in questo termine generico qua. Ma tu lo conosci questo? Beh, un primo passo può essere, però aspetta un attimo. Se io faccio il modello matematico lo identifico oppure metto i parametri CAD, io quant'è questa delta B, quant'è la C, quant'è la G, ma io più o meno lo so, ok? E allora cosa posso tentare di fare? Posso tentare di compensare questo termine qua, lo metto nel controllore, ok? Sulla base della conoscenza del modello. Questo è un primo passo verso l'idea di dire ok, sfruttiamo meglio il modello. Noi il modello lo sfruttiamo perché qua dentro, con 0, no, vi ricordate, ve l'ho sempre detto, i coefficienti delle equazioni differenziali sono il modello matematico, anche quando è così semplice, perché questa è la massa e questo è l'attrito. E lo stesso, un robot può avere delle differenze di ordine di grandezza, quindi ogni volta che andate a un robot dovete usare numeri diversi, quindi è il modello quello che voi già state usando. Usiamolo di più, possiamo stimare il disturbo in qualche modo e glielo mettiamo noi nella TAO. Allora a questo punto diciamo sto entrando in un'ottica che la sto mettendo un po' da parte, diciamo, un controllo di tipo analogico, di tipo ingresso uscita con fondamenti di automatica. Sto entrando un po' più nella conoscenza specifica del fatto che il mio è un robot. Se il mio è un robot e io ho fatto il modello matematico, conosco i parametri, conosco il disturbo. In simulazione, io questo lo conosco fino a 10 a meno 16 in simulazione. Bene. Perché? Perché questo modello lo so scrivere. Bene. Può essere più o meno complicato, ma non mi interessa perché i calcoli simbolici me li fa il MATLAB. Però io so esattamente cosa sta succedendo al mio robot. Per cui io in simulazione questo lo posso mettere tutto dentro. Nella pratica non è così, ma io ci posso provare, ed è questo concettualmente è il primo passo verso diciamo, la compensazione di questi fenomeni. Qua siamo sempre nella parte da saltare, scusatemi, tutte le cose che avete studiato ci sono. Ecco qua. Questo schema a blocchi rappresenta quello che vi sto dicendo. Ok? Sulla base della conoscenza del modello, la parte di sopra, voi state compensando il disturbo e gli state dando questo termine che dovrebbe essere diciamo il disturbo. Se tutto va bene, guardate questa freccia qua, qui c'è scritto R con A, K T A meno 1 D D,
e qua c'è scritto R con A K T a meno 1 D. Quindi se tutto va bene, qua c'è il meno, qua c'è il più e si compensano. Significa che voi state mettendo qua di cappello, di D. Ok? Più di D. Allora, qui io, diciamo, vi faccio vedere semplicemente, diciamo, questa animazione. Che vi sarà utile, vi può essere utile quando facciamo l'esercitazione e dobbiamo tarare i guadagni. Nel nostro caso, nel caso, diciamo, adesso qua nel corso di robotica, noi non abbiamo il tempo per fare una progettazione dei guadagni analitica, sarà abbastanza euristica, cioè io vi do l'ordine di grandezza e poi voi giocate su quell'ordine di grandezza, però è utile capire cosa succede. Allora, vi faccio vedere una interpretazione grafica di come si tarano, non di come si tarano, chiedo scusa, di qual è l'effetto dei guadagni in un PID. Allora, che cosa vediamo qua? Qui stiamo vedendo tratteggiato rosso il valore desiderato, quindi costante, un problema di tipo regolazione. Stiamo vedendo in blu la risposta indiciale con un PID in cui l'azione integrale e derivativa sono uguali a zero, quindi non ci sono, quindi è solamente una retroazione di posizione. L'errore è diverso da zero. Ok? I numeri non sono importanti perché dipende dai coefficienti che abbiamo messo, l'importante è che l'errore è diverso da zero. Adesso, quello che vi voglio far vedere è che questo grafico fa vedere, giocando sui guadagni, come cambia la risposta indiciale. Allora, aumentando il KP, secondo voi che succede? La sovraimmazione? Che fa? Cioè diventa più lento? Più veloce. Quindi il tempo di stessamento è più breve, tempo di salita, vabbè, diciamo tempo di salita, tempo di costante di tempo più breve. Ok, quindi più pronto. Aumenta la sovraelongazione. Poi, in questo momento io ho un errore a regime di 0,6. L'errore a regime aumenterà o diminuirà? Diminuisce. Aumentando il KP è una molla, ragazzi. È una molla sull'errore, per cui se io aumento il KP ho una molla che vuole tornare verso zero, quindi il diminuisce. Ok? Dopodiché, col KI in relazione integrale porto a zero l'errore, adesso non so se ce l'ho di super qua, penso di no, ma aumento le sovraelongazioni e il KD nell'analogico è meraviglioso perché è un effetto stabilizzante che mi leva le sovraelongazioni. Nel digitale il KD va usato con molta cautela perché a un certo punto destabilizza. Allora, vediamo. Sto aumentando il KP, succede quello che avete detto. A un certo punto mi fermo, col KI porto a zero l'errore, ma aumentano le sovraelongazioni e col KD me la gioco per avere una risposta in questo caso. In questo caso smorzata senza sovraelongazioni. Ovviamente non sarà mai, non è una risposta del primo ordine, se voi vedete alla fine si percepisce. Guardate, il KI vi ha rallentato, è questo qua. Vabbè, no. Allora, l'azione derivativa è delicata. L'azione derivativa nell'analogico è eccezionale, nel digitale a un certo punto destabilizza e amplifica i rumori, ok? Quindi anche se avete fatto un bel PID tempo continuo, l'avete simulato in Simulink, dopodiché quando lo andate a implementare discretizzando, fate attenzione. Ok, ci fermiamo qua perché a questo punto il prossimo passo da fare è quello di dire: ok, io sono partito pensando che il mio robot in realtà non è un robot, io ho n motori. Dopodiché, e quindi che cosa faccio? Che numeretti uso per tarare?
un'inerzia media, un attrito medio, figuriamoci l'attrito come lo conosco. Dopodiché che cosa faccio? Dico, vabbè, ma io il modello matematico l'ho scritto, i parametri del modello matematico o li ho identificati oppure ho preso i parametri CAD, per cui io questo disturbo più o meno lo conosco. Allora provo a dire, vabbè, proviamo a metterlo da questa parte qua, no? In maniera tale che se sono bravo questo si cancella, se non si cancella comunque lo diminuisco. E va bene, si può fare, ottengo dei miglioramenti. Però a questo punto facciamo il passo successivo. Il passo successivo qual è? Ma io non ho n motori indipendenti, io ho un robot con magari collegato a un calcolatore che poi ha n motori, ma è un robot. Ma allora perché non comincio a pensare al mio sistema come a un sistema complessivo, tutto quanto il robot, quello che c'è scritto da decentralizzato a centralizzato, che è multidimensionale. E qua devo abbandonare queste belle cose scalari e devo tornare nella rappresentazione matriciale, che è compatta, comunque è utile, e non lineare, ho seni e coseni dappertutto, ho il quadrato della velocità, ho moltiplicazione di due punti per seni e coseni, per cui diciamo, qui le non linearità sono dappertutto, però sono non linearità tutto sommato trattabili, non sono non linearità spaventose, ed è accoppiato. Cosa vuol dire che è accoppiato? Che se io muovo il polso ho una coppia sentita dal giunto 1 e viceversa, se muovo questo, questo lo sente. Ma allora sfrutto tutte queste cose e cerco di implementare dei controllori più prestanti, ed è quello che faremo lunedì a questo punto. Domande? Diciamo, comunque nell'approccio stato fino adesso, no? Di trattare i motori separatamente, quando noi andiamo a trattare quel disturbo, sostanzialmente è quasi se facessimo un tentativo di eliminare il disturbo vero, sì. Allora, il fatto di compensare il disturbo, se lei cammina e c'è vento, ok? C'è molto vento, che cosa fa? Lei si oppone al vento. Se lei lo sa, in qualche modo si predispone già con spostando il baricentro. Il concetto è lo stesso: se io so che no, sta arrivando un disturbo, io mi preparo. Ovviamente in questo caso la conoscenza è di tipo matematico, provo a compensarlo. Ed è sempre simile a quel concetto che vi ho detto. Se io qui ho una scatola e non so che se c'è qualcosa dentro o meno, il fatto di conoscere il modello matematico mi può eventualmente permettere di andare in avanti, di compensare. Cioè, conosco il modello matematico, so che è molto pesante e io lo prendo in un certo modo, non so che è pesante, mi blocco, a quel punto devo aspettare o gli integrali, KP eccetera eccetera. Faccio l'errore opposto, se questo oggetto me lo aspetto pesante ma è leggero, faccio così. Ed è perché? Perché sto compensando. Questo è quello che è. Quindi concettualmente è questo. Bene?